una corsa che dovrebbe infiammarsi già dalle fasi iniziali, perché Power Sim è una che parte molto svelta, come diceva Giuseppe Cordoba nell'intervista, cavalla però non facile da graduare, però insomma qualche volta in testa l'abbiamo vista anche essere ben calibrata, ma tutto è pronto, si va in partenza. Settima corsa di Palermo in pista anziana, guidati dagli allievi, favori al gioco, gioco molto incerto comunque sul numero 2 Radames Jet. La prima partenza è andata male, è stata richiamata Power Sim, Giuseppe Cordova, sicuramente non è una buona notizia, la cavalla è una cavalla che tende a scatenarsi e queste energie sciupate in partenza sicuramente ne attenuano un po' la chance, purtroppo è andata così. 3.05 la quota di chiusura del favorito Radames Jet, 4.50 quella di chiusura della controfavorita Power Sim, ruolo peraltro che divide con Solo G la notizia del campo, se così si può dire, quota di 4.36, comunque il 2, il 3, il 6, i tre cavalli più appoggiati, ma adesso bisognerà attendere un po' prima che si vada alla nuova partenza e riprenderemo la linea da Palermo al momento del nuovo avvio. Gli allievi, favori al gioco per il numero 2 Radames Jet, quota di 3.05, in errore nella fase di allineamento l'appoggiata Solo G numero 6, si va allo stacco che vede emergere la specialista Power Sim nei confronti di Over Off Clude dalla seconda fila, filtra bene, va a terza steccato Patrizia Flesci, dietro la quale ripiega Radames Jet quarto in corda, dunque Power Sim tende a scatenarsi come suo costume e guadagna parecchio terreno nei confronti degli avversari, purtroppo giusto in questa corsa il mio cronometro si è inceppato, quindi non so darvi i parziali, però sicuramente Power Sim sta tirando via di buona lena con 4-5 lunghezze su Rove of Cludre, poi l'8 di Patrizia Flesci, il 10 di Praffic Trebi, mentre prova a risalire all'esterno Nuvolare di Strama, la sua progressione viene interrotta da un errore. In bocca la penultima curva con un ampio margine Power Sim, seguita da Over Off Clude e da Patrizia Flesci, che mantengano le posizioni di rincalzo, in terza posizione sempre Patrizia Flesci, quarto Praffic 3B, poi Prevert Griff, come detto ha sbagliato in risalita Nuvolari di Stra, in fase di lancio aveva sbagliato anche Solo G. Nel frattempo il vantaggio di Power Sim
team è ancora piuttosto consistente, però mancano ancora circa 400 metri al traguardo. Giuseppe Cordoba naturalmente richiama la sua cavalla all'impegno, anche perché comincia a sentire il fiato degli avversari. Vedete come sposta questa Patrizia Flesci con Pietro Mirino, che l'ha interpretata alla grande, partendo bene dalla seconda fila. Adesso ha tutta una retta per sfruttare il calo conclusivo di Power Sim, che è molto stanca. Passa Patrizia Flesci con Pietro Mirino per linee interne, filtra il 4 di Prevert Griff, più a largo rinviene ancora Nuvolari di Stra all'esterno. Non sappiamo però se Nuvolari di Stra sia stato o meno squalificato, sembrerebbe di no a guardare il tabellone. Comunque ha vinto Patrizia Flesci, Pietro Mirino 12,67 la quota, una vittoria dunque piuttosto sorprendente. Training di Salvatore Rosta Junior, ottima devo dire l'interpretazione di Pietro Mirino. Power Sin è crollata nel finale, buon secondo posto di un altro cavallo poco atteso, Prevert Griff numero 4, 38 di quota. Terzo rinviene Nuvolari di Stra piegando Over Off Clude, quote sicuramente interessanti, ma era molto prevedibile in una corsa come questa. 8, 4, 7 l'ordine d'arrivo, naturalmente da confermare, della settima corsa di Palermo.